Salve a tutti, sono Emiliano Battisti, responsabile dei desk Nord America e Spazio del Caffè Geopolitico e anche segretario generale. Oggi parleremo del multilateralismo nell'era Trump e ci agganceremo a un evento abbastanza recente e molto cogente rispetto ai fatti che stanno avvenendo, ossia la minaccia di Trump di ritirare i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità perché è accusata di essere troppo incline a favorire gli interessi della Cina. Gli Stati Uniti sono il primo contributore di fondi per questa organizzazione, quindi toglierli sarebbe un grave danno, soprattutto adesso che abbiamo a che fare, come vedete tutti, con una pandemia di livello globale. E perché accade questo? Accade questo perché tutto si inserisce in un solco di politica estera trumpiana che ha visto il ritiro da diversi accordi importantissimi negoziati dall'amministrazione Obama, ma anche dalle precedenti. Ad esempio, l'accordo di Parigi sul clima, l'accordo sul nucleare iraniano e anche il Trans-Pacific Partnership, ossia quell'accordo che legava tutti i paesi che si affacciano sul Pacifico e che era chiaramente in chiave anticinese. Ora che succede? Perché lo fa? Per due motivi, uno di politica interna e uno anche un po' personale, diciamo così. Quello di politica interna è chiaro, lui ha promesso agli statunitensi che l'America sarebbe stata prima, America first, quindi non vedeva questi accordi come una sconfitta, dove i lavoratori americani erano danneggiati da questi accordi commerciali, dalle regolamentazioni ambientali e via discorrendo. Perciò toglierle è uno strizzare un occhio alla base o comunque a chi l'ha votato nel 2016, era una sua promessa, ha cercato di mantenerla in questo modo. La parte principale, invece, forse, o comunque più curiosa, è anche quella a livello personale. Trump imposta la sua politica, sia interna sia estera, come fosse un gioco a somma zero. Ossia, l'ha un po' ereditato dal suo essere imprenditore immobiliare. Cioè, per lui in un accordo c'è chi vince e c'è chi perde. Non c'è un accordo possibile in cui tutte e due, bene o male, riescono ad avere dei vantaggi o comunque un compromesso accettabile. No, o vieni fregato o hai fregato qualcuno, in sostanza, se vogliamo usare un termine un po' più popolare. Quindi lui vede anche la politica estera così e vede che in un accordo come quello, ad esempio, che era il NAFTA, ossia l'accordo di libero scambio con il Messico e il Canada, gli Stati Uniti erano stati, diciamo, messi in posizione di svantaggio a beneficio delle aziende del Messico o del Canada e quindi a svantaggio dei lavoratori statunitensi. Per questo ha voluto rinegoziarlo ed è uscito quel nuovo accordo che è lo USMCA, che bene o male riprende il NAFTA con alcuni aggiustamenti. Lui l'ha fatto passare con una vittoria, anche se comunque si tratta di un compromesso. Stessa cosa sul nucleare iraniano, lui ne è uscito. Al di là del fatto delle alleanze con Israele, con l'Arabia Saudita, che quindi sono anti-iraniane per eccellenza ultimamente, lo ha fatto perché lui sperava di intestarsi lui un accordo nuovo in cui gli Stati Uniti dovessero uscire vincitori, piegando l'Iran ai voleri degli Stati Uniti, cosa che invece riteneva non avvenisse con l'accordo negoziato da Obama. Quindi questa è la logica, diciamo, del cambio rispetto al multilateralismo di Trump. Politica interna e un po' anche ragioni personali. E con questo vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon festival.